Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Youth League, Juventus che batte Valencia 3-0 e si qualifica per almeno i sedicesimi di finale. Beh, una bella soddisfazione, cosa che era successa una volta sola nella storia. Tra l'altro fu sfortunato quel sorteggio, la Juve beccò l'Ajax ad Amsterdam e poi perdemmo, tra l'altro neanche meritando del tutto. Però questa volta qua, insomma, è una bella qualificazione, anche perché il girone non era facile. Quando affronti il Manchester o comunque tutte le inglesi, là ci devi mettere, là ci lasci le penne quasi al 90%, quindi lo sai. Al ritorno sono stati bravi a trovare il punto che alla fine sta ballando per il passaggio del turno, anche se pensate al ritorno addirittura pensavo che la Juventus potesse addirittura vincere la partita col Manchester. Oggi è stata una partita divisa a metà, un primo tempo dove la Juve ha dominato in lungo e largo, ha fatto una partita pazzesca, c'è stato l'autogol del Valencia, poi il gol bellissimo di Portanova su Nicolò Sicavia, migliore in campo nettamente, ha procurato l'autorete del portiere, ha dato l'assist a Portanova davanti al portiere e ha segnato poi il terzo gol. Terzo gol che è arrivato al 93esimo in contropiede quando il Valencia aveva ormai esaurito tutte le energie dopo che per tutto il secondo tempo ha attaccato. Diciamo che è stato un tempo a testa, però la Juve è riuscita a sfruttare bene le sue occasioni, il Valencia no. Ed è così dunque che la Juve ottiene questo passo importante. Chiaramente ci sarà da giocare l'ultima partita, ma perlomeno la Juve è certa che la sua Youth League non è finita qui, cosa che purtroppo è troppo spesso è successo. Quindi gran passaggio del turno, sono veramente contento. La primavera quest'anno, a parte due partite che sono state quelle col Manchester, anzi tre direi, tre sconfitte col Manchester, però che ci stava. Con l'Atalanta che io dico che ci sta, anche se è stata una batosta forse troppo elevata. Diciamo che l'unica partita veramente che non mi è piaciuta è stata con Palermo. Poi per il resto è una primavera che ci sta mettendo l'anima e che spesso ha perso anche in queste tre partite, facendo vedere però di potersela giocare, cioè anche magari perdere 4-1, ma ti dà una buona sensazione, la sensazione che questa squadra può solo che crescere. Io dico la mia, continuo a dirla che oggi Götze è stato favoloso in difesa, se la Juve riesce a trovare una coppia di centrali tosta, questa squadra qua toglierà molte soddisfazioni ai propri tifosi perché è una squadra dall'alto, dal centrocampo in poi veramente, veramente forte. Ragazzi, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento col prossimo video che sarà stasera post Valencia Juve e fino alla fine Forza Juventus. Ciao!